esercizio di laicità. Questa sera ce lo presenta Giuliano. Quando Don Massimo mi ha chiamato a dirmi che avrei fatto questa testimonianza, mi butta il tema così, con una frase. Porta la tua testimonianza su come vivere nella storia da credenti. Niente. E panico assoluto, poi ho pensato che forse la prima cosa che per me ha significato vivere nella storia è stato innanzitutto accettare di vivere la propria storia. E non cadere a volte nella tentazione di desiderare la storia di altri, anche se magari la storia degli altri ti sembra più bella, più facile, più fortunata. E poi invece impari a guardare le persone, tutti quelli che ti stanno intorno, e ti accorgi che anche gli altri hanno le loro sofferenze, le loro fatiche, le loro gioie come te. E questa è stata un po' la mia consapevolezza, i vari passaggi che ho maturato nella mia vita, ma che non sono definitivi, perché tutte le volte poi ci ricadi e ricominci e ripercorri la tua storia insieme a Dio, che è stato quello che ha scritto la storia anche per te. E sono passata, ecco, dall'idea che comunque le tue scelte, quello che fai, le mie da ragazza non ero poi così libera, perché non ho chiesto io di avere un handicap, e soprattutto non ho chiesto di avere un handicap grave che condizionasse la mia vita e quella della mia famiglia. Però a un certo punto, proprio grazie alla mia famiglia, alla prima esperienza di amore che ho vissuto, alla mia comunità, alle persone che hanno cominciato a entrare nella mia storia, ho capito che quella era la mia scelta da fare. Cioè bandire il limite come privazione, ma viverlo come ricchezza. E questa ricchezza è fatta proprio dalla gioia di vita, la gioia di vivere tutti i giorni, dove non ci arriva la gioia, magari con la serenità, e di cercare di portarla alle persone intorno a me, perché dagli altri ho ricevuto tanto e mi hanno dato tanto. E così ho imparato un po' alla volta, dalle prime esperienze di ragazzini a scuola, con le mie compagne che cambiavano i loro giochi per adeguarsi a me, con la mia famiglia che non si è mai vergognata di portarmi fuori, di mettermi a contatto con gli altri, con l'esperienza della comunità, in modo particolare con la scelta e dell'adesione all'azione cattolica, in cui ho trovato persone che mi hanno insegnato a crescere nella fede e anche come persona, ho imparato davvero a scoprire che forse le pagine più belle della mia storia io le ho scritte proprio in questo limite. E così un episodio di consapevolezza: mi ricordo che spesso a volte tante persone mosse da spirito caritatevole e mano sulla testa mi hanno sempre rincuorato: tu sì che sei brava, tu sì che Gesù ti ama, e questo mi pizzicava un po' sulle mani. La frase più bella che mi ha colpito e da cui mi sono proprio ribellata è stato Dio ama anche te. E questo anche te non mi è piaciuto per niente, perché credo che Dio non ritagli un pezzettino di amore dalla sua infinita misericordia, ma Dio mi ama perché Giuliana, perché sua creatura, e perché uguale alle creature come tante altre creature. E da questa consapevolezza, che ripeto ogni volta va rimessa in discussione, perché poi nella vita ti succedono cose che ti devono, che ti ribaltano, come diceva un po' stasera Don Giacomo, che cambiano le tue scelte, le tue linee guida, è un po' da questa idea forte e che mi sono un po' anche dedicato al servizio agli altri, con i ragazzi nella CR, nella parrocchia, con l'impegno magari in associazioni, con l'impegno nella mia comunità e nel mio comune stato. Ecco, questo secondo me è stato sicuramente vivere la mia storia nelle relazioni con Dio, a cui ho sempre cercato di dar fiducia, anche quando poi ho un cavolo con Lui magari, e nelle relazioni amicali, nelle relazioni con le persone, che hanno segnato per me, e segnano per me un punto fondamentale della mia vita.
perché io credo che senza di loro non sarei quella che sono, ma penso, forse magari peccando un po' di poca umiltà, ma penso che anche le altre persone, così come mi hanno detto, a volte non sarebbero le stesse se non mi avessero incontrato.